Buondì. Buongiorno. Dunque, siccome oggi sono riuscita nuovamente a rendermi vagamente presentabile, oggi tra l'altro mi sono truccata di un color copper. Come diamine si chiama? Quel color ruggine del... Cavolo, l'ho letto prima. Accipicchia. Vabbè, oggi ho ripescato una palette che praticamente non uso da quando l'ho comprata, cioè che non ho mai veramente usato, che è la Naked Basics, quella grande. Ma si chiamerà così. Scusate l'illuminazione, ma sono entrata in bagno. No, là, eccola qua. La Ultimate Basics ed è... Eccolo qua. Ho usato questo colore qui che si chiama Extra Bitter. Lasciate stare il casino del bagno, ma il bagno è una cosa che ancora non ho toccato oggi. Quindi, dopo questa intro molto 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 utile, oggi sono da sola con i bambini tutto il giorno perché mio marito è andato a lavoro e quindi c'è cioè, le cose da fare sarebbero tantissime, quelle che riuscirò a fare saranno pressoché zero. In questo momento sono in soggiorno, Ele sta giocando, ma più che altro sta guardando quello che sta guardando Tommaso, ossia delle canzoncine dei Me Contro Te. In quanti, come dire, adorate follemente, come dicono quelle, i Me Contro Te, io li odio. Credo che tutti i genitori siano, soprattutto in questo periodo, abbiano la testa piena di Me Contro Te, allucinanti. Sono riusciti veramente a crearsi un mostro. Allora, io ho i panni da sistemare. Questa è l'ultima lavatrice di ieri che ho piegato. Qualcuno ha acceso una moto qua sotto, ho le finestre aperte. Ho piegato ieri questo bucato, era tardi, erano le 10:30 almeno, e niente, quindi ora lo riordino e poi cerco di andare in cucina a dare una mezza sistemata perché è esplosa una bomba. Ieri mi sono veramente fregata delle cose di casa, proprio non ne avevo voglia, era il mio compleanno, non mi andava assolutamente. E oggi devo almeno riuscire a rendere presentabile la cucina e se riesco anche a pulire il bagno. Il resto rimarrà così perché se sono sola veramente non so se riuscirò in tutto il giorno a fare solo queste due cose. Solo, insomma. Va bene, ci vediamo dopo. L'altro giorno si è rotto un cassetto del fasciatoio. Io ho questo fasciatoio della Pali che ho preso ovviamente quando Tommaso era... cioè prima che nascesse Tommaso, e abbiamo montato tra l'altro questi così, sto inquadrando con la sinistra, non sono proprio capace, queste protezioni per chiudere i cassetti, perché c'è qui la signorina che è tremenda. Ora io non so se siano i secondi figli, se siano le femmine, se sia un caso, propendo più per quest'ultimo. Ciao! C'hai qua? Hai sbattuto? È tremenda. Cioè, lei deve arrivare dappertutto il prima possibile. Si arrampica. Cioè, fa cose che Tommaso non... Sinceramente, non ha mai fatto. Alla sua età lui neanche camminava, quindi... Vabbè. Per chi non lo sapesse, Eleonora ha un anno e un mese. Ha 13 mesi. Io dopo l'anno smetto di contare i mesi. E tieni, no, 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 tieni, tieni. Quindi, l'altro giorno sono venuta qua a cambiarla e mi è rimasto completamente, cioè proprio crollato la facciata del cassetto. E, scusate il mal di mare. E quindi io... Bella. E adesso lei deve smontare, secondo lei, no? Ma a me questo fasciatoio, cioè per me è spazio vitale, perché
Io tengo le cose della notte dei bambini, quindi il cassetto di giù è il cassetto dei pigiami e dell'intimo di Tommaso e quello di mezzo è il cassetto di pigiami e intimo di Ele. Adesso però, non essendoci più il primo cassetto, quello sotto la vaschetta, appunto quello che si è rotto, che era dedicato a pannolini, salviette, medicine, aspiranaso. Un po' di porcherie varie che quando non sai dove mettere butti lì la spazzola, il pettine. Ne ho approfittato per fare un po' di decluttering perché ho buttato, cioè metà cassetto praticamente l'ho buttato. Vedete? Lei apre e deve controllare. Ma non solo controlla, cosa fa la signorina? Mamma. Mamma, grazie, e butta. Simpatica, molto. E quindi capite, i blocca cassetti a cosa servono? Grazie. Cosa volevo fare oggi secondo voi? Zero, niente. Non riapre. Ok. No, vabbè. Cioè, ci vorrà un'ora solo per sistemare un bucato. Brava, rimetti a posto, ovviamente nelle scatole sbagliate. Quindi cosa ho fatto? Avendo perso un cassetto, avevo appena fatto il ordine un po' negli armadi, diciamo negli spazi dedicati ai vestiti per i bambini, anche perché ho fatto un ordine su H&M. Parentesi, la sera prima di proprio qualche ora, veramente prima della mezzanotte, a mezzanotte è arrivata la mail con lo sconto che scadeva ieri, su tutto il reparto bambino del 20%. Sapete quelle cose che dici, ma brava, un genio. Ho fatto un po' di acquisti per i bambini perché hanno necessità, soprattutto Eleonora sta cambiando taglia, per cui devo farlo per forza. E tra l'altro mica ho comprato due cose, quindi mi vengono ancora di più i nervi. Anche perché ho comprato delle cose per mio marito, insomma, ho comprato delle cose di cui avevamo necessità. Purtroppo lo stare a casa si prolungherà ancora, per cui la spesa online, cioè la spesa, gli acquisti online sono quello che ci resta, giustamente. Quindi, cosa ho fatto? Ho utilizzato questo. Questo, scusate, non vedo dove sto inquadrando perché uso la telecamera frontale. Ho utilizzato questa sacca che era porta, diciamo, c'era sempre il pigiama che si usa durante le giornate, insomma, le notti. Il pigiama in uso, ecco, c'erano delle coperte, c'erano, non so, dei calzini, oppure le pantofoline, oppure, ecco, una taschera dedicata agli asciugamani. E quindi niente, ho fatto così. Allora, ho messo, c'erano i ganci qui di lato al fasciatoio, lì c'è l'asciugamano in uso, ho tolto la vestaglia perché ormai la vestaglia di Pile era a parte minuscola, ma poi non, cioè, fa caldo da un sacco di tempo. E dentro casa noi abbiamo ancora i riscaldamenti accesi, quindi immaginate. E quindi lì ci va appeso il pigiamino in uso, che è quello in fondo, questo qua. E quindi qui ho messo pannolini, salviette e la copertina. Una copertina che, cioè, non è che venga usata, è che di notte Leonora non vuole le coperte, come presumo il 90% dei bambini. Non vuole essere coperta, cioè appena tu provi a coprirla lei si sveglia, quindi ogni tanto provo a imbrogliarla buttando, lanciandole sopra quando vedo che dorme una copertina, ma dura da Natale a Santo Stefano, come si dice a casa mia, quindi niente, pazienza. Comunque vedo che sta bene, cerco di tenerle sempre i calzini per dormire, alla fine se dorme chi se ne frega, vuol dire che sta bene. Cioè, adesso c'è una temperatura gradevole, per cui non mi preoccupa d'inverno, insomma, è un pochino più. Ma tanto io di notte non dormo, quindi che faccio? Controllo. Controllo lei, controllo lui. Vabbè. Che altro? Niente, era una piccola parentesi. Beh, io provo a fare quello che dovevo fare.
Tu cosa stai facendo, scusa? Lei ha una mania per i cassetti del comodino. A proposito di cassetti, e passa tutto il tempo ad aprire, togliere, buttare, farsi vedere che lo sta facendo in modo che tu le dica che non si fa. Così, via tutto il giorno. Questa è la realtà di una che ha dimenticato la cucina per 24 ore. E cosa fa? La cucina esplode. Come si fa? Intanto ho messo Ele qui sul seggiolone, che sta, abbiamo messo delle canzoncine perché è l'unico modo che io abbia, a distanza ovviamente, è l'unico modo che io abbia per poter effettivamente fare qualcosa. Non sono una di quelle mamme contrarie all'iPad, ma non sono neanche una di quelle mamme che, come dire, abusano di questo mezzo per farsi i fatti loro. Io lo utilizzo quando è necessario, in questo momento è necessario, cioè quando devo fare qualcosa è necessario, se no io passo tutto il tempo con loro seduta a terra a giocare, perché è così, credo sia l'unico modo di fare, però ci sono momenti in cui si deve sopravvivere e quindi viva 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 l'iPad. Niente, io mi do da fare. In altri video scommetto che vedete, sapete quelle case? Io seguo pochissimi canali, mi piacciono moltissimo i canali americani dove fanno vedere quelle cucine immacolate, quel marmo, quel bianco, quello stile mezzo country. Amore mio, è pubblicità, eh! Ora ditemi se questo non è l'incubo di un sacco di mamme, Bartolito. Quello con me contro te, questa con Bartolino, un incubo. Quelle cucine enormi, tutte sempre perfettamente ordinate, quelle famiglie con 18 figli dove ognuno fa la sua parte. Oh, che bello, che bello. Credo siano in parte di ispirazione, nel senso che diciamo che da questa vita a cui io non credo, nel senso che non. Credo che per la maggior parte siano cose fatte per fare questi video. Credo che abbiano sicuramente uno stile di vita, soprattutto le famiglie numerose, in cui il reciproco aiuto sia fondamentale. Però io a tutto quest'ordine, a tutto questa perfezione credo molto poco. Tuttavia credo che siano di ispirazione. Io spesso li guardo e vedo soprattutto le mamme quando sono tutte truccate con la piega, sempre perfette, sempre magre, con i vestiti buoni in casa. Ogni tanto mi viene da dire, certo che potrei farlo anch'io. Poi mi scontro con questa realtà e non lo posso fare anch'io. E voilà, questo è come dovrebbe apparire normalmente la cucina, è come pare di solito. Ho sistemato tutto, pulito tutto e da quando è iniziato tutto questo periodo ho scelto di non lasciare, di non mettere più niente sul bancone, come avete visto prima, vero? Perché ovviamente per una questione igienica è molto più facile da pulire, più veloce, si può fare più volte al giorno senza problemi. E manca da dare l'ultima passata con il Dreamy V9 di Xiaomi, che è un clone, diciamo, del Dyson V8. Ho fatto un video, quindi uno degli ultimi video è relativo proprio a questo oggettino qua, quindi se volete saperne di più c'è quel video. E niente. Do un'ultima passata e poi sapete qual è la cosa bella? Che appena finisco devo iniziare a preparare. Quindi devo ricominciare a sporcare tutto. Ora ditemi se è una cosa che si fa tutti i giorni, quindi non è che sia cambiato chissà che, però durante queste ultime settimane mi sta diventando pesantissimo e in alcuni giorni intollerabile questa cosa di dover continuamente, sembra che si debba continuamente preparare e mangiare. Quando lo si fa, come le altre volte, certo.
quando siamo tutti in casa non è esattamente come sempre, però non lo so, sono quelle cose che mi stanno diventando intollerabili. Dunque, ho ripulito tutto, ho ripreparato tutto per tutti, ho ovviamente sporcato di nuovo tutto, perché logicamente succede così, e saranno passate 2 ore, non sono neanche riuscita a finire il mio pranzo, perché proprio non ho la stanchezza fino a qui. Allora, è passato il corriere Amazon, in realtà... Stai ballando? Sta ballando. E lei com'è la puzza? Com'è la puzza? No, sta ballando. Ah, sì. Fa così. Qui. Ah, devo stare vicino a te. E dicevo, è arrivato purtroppo in 2 momenti diversi. Avevo 4 cose in arrivo oggi, ordinate da un po'. Ah, quindi se sto... Ah, ma tu vuoi che io canti? Ma cantiamo. Allora, ho ordinato i refill per il... Cosa c'è? Del mangiapannolino, del maialino... Del maialino di Foppa Pedretti. Non della marca della San Genic, ma un equivalente. La marca è Lion Papà, e sono appunto i bustoni che si mettono nel mangiapannolini. E poi ho ordinato qualche giorno fa i colori. Volevo, come ho detto nello scorso video, volevo dei stavo cercando, cioè avrei voluto comprare delle tempere a per le dita, insomma anche per lei, anche se ci ho provato con un vecchio residuo, ma si mette le cose in bocca moltissimo, come faceva Tommaso d'altronde, quindi no. Però, allora, ho scoperto ovviamente di avere necessità di comprare pennarelli. Allora, io ho ricomprato i Giotto Bebè, che sono questi pennarelli grossi lavabilissimi, sono 12, appunto Giotto, codici dai 2 anni in su, da quando volete, nel senso purché ovviamente non si rimettano in bocca. Li ho ricomprati, questi li avevo comprati per Tommaso, quando aveva forse l'età di Eleonora. Non li ho mai cambiati, sono durati fino ad oggi, qualcuno è finito, infatti gli ultimi così li ho usati per, sì, Mimi, per colorare il sale, per fare appunto il sale colorato. Ora li elimino, magari vedo se c'è proprio qualcuno che ancora regge, ma poca roba, quindi li ho ricomprati. Poi ho comprato i pennarelli normali, invece sono 24, invece quindi una gamma di colori un po' più ampia, i pennarelli classici. Questi sono i Giotto Turbo Color, pennarelli a base d'acqua, sempre lavabili in lavatrice, non tanto, non quanto gli altri ovviamente. Gli altri vanno via veramente dappertutto, questi ni, però servivano. Questi sono per il papà fondamentalmente, ve l'ho detto nello scorso video che ama colorare col figlio, poi finisce per colorare da solo. E poi ho preso anche le matite colorate, ho un pacco di matite che sono tenute abbastanza bene, ma non hanno una grande gamma di colore, siccome capita di dover fare qualcosa anche per la scuola, anche se non ci sto molto dietro, non riesco a starci molto dietro, però sono cose sempre che possono servire, quindi arrivando in un unico ordine ne ho approfittato, ho preso anche le matite e basta. Però amore di mamma si alza, perché, e basta. Altro volevo farvi vedere, non lo so, vediamo se ci vediamo dopo
o se, beh, sicuramente per un saluto ci vedremo dopo. Allora, sono le 2 meno 10. Questa signorina ha assoluta necessità di fare un po' di nanna. Infatti si attacca all'orecchio. L'ho messa nel marsupio. Questo è sempre il tula per chi ogni tanto me lo chiede. Lì ci sono vestiti impilati. Questa ancora da sistemare. E basta, quindi adesso ci chiudiamo, ci mettiamo, ahia, il nostro rumore del mare o le canzoncine, vediamo. Abbiamo preso insomma, l'abitudine di addormentarci, di farla addormentare con questo. Il gufetta, amore, sì. Questo è vediamo se è acceso, sì. Ci sono due modalità di suono, 1 e 2, e si gira la stellina e parte. Aspettate che con una mano. C'è il suono della foresta, l'acqua. Questo che cos'è? Il vento, il battito del cuore e la musichette. Le musichette varie dove cambiano anche i colori. Io preferisco l'acqua, sono affezionata al suono dell'acqua. Vero Ele? Adesso noi chiudiamo. Chiudiamo tutto qua, però devo chiudere le persiane. E poi cerchiamo di fare la nanna, vero? Sì, adesso lo prendiamo. Sante tende oscuranti. E noi passeggiamo avanti e indietro finché Ele non si addormenta. Buonanotte. Pomeriggio di giochi. Non so che facciamo. Pomeriggio di giochi. Noi siamo in cameretta. La cameretta è un disastro totale. Totale. E dobbiamo provare a fare una cosa. Se qua sotto c'era questo tappeto qua, che adesso abbiamo appena tolto, che è sempre stato l'angolo morbido delle letture, dei giochi, eccetera, vogliamo provare a fare una cosa. Siccome ho eliminato il tavolino che stava qua, vogliamo provare a mettere tutti i giochi qua sotto in modo da avere questo spazio tutto di parquet per giocare, visto che insomma, per le cose un po' più movimentate, ovviamente non stiamo sotto il letto, ma stiamo direttamente sul pavimento. È giusto per provare a fare qualcosa, insomma. Mamma, guarda il mio Sì. Guarda, Ele ha dormito un'ora. Sì, Tommaso niente, come sempre. E basta. Cerchiamo di fare questa cosa. Mamma, guarda. Stava facendo il circense. Alla fine l'abbiamo fatto. Quindi abbiamo messo tutti i giochini di là. Oh. E chi è? Non ti avevo visto. Tutti i giochi lì. E lei si è. Vabbè. E lei si è costruita quello. Non chiedetemi perché, però tutto il tempo che ci sale lo abbassa, lo rialza, ci risale, ci scende. E quindi le abbiamo messo i cuscini qua. Appunto. E basta. Abbiamo trovato qualcosa da fare per mezz'oretta. Ora li porto a fare merenda. Andiamo a fare merenda? Finora ha urlato che voleva fare merenda. Tommaso si è disfatto dei cuscini. E non stiamo fermi mezzo secondo. Va bene. Andiamo a fare merenda? Spagnetti i cuscini. Non ci sono più. E adesso? Sono qui. Non te li lascio prendere. Momento merenda. Ci siamo messi per terra a fare un picnic. Quindi Tommaso mangia la mela, beve l'acqua, mangia il Kinder Fetta al latte ed Eleonora mangia il Kinder Fetta al latte e poi si berrà la sua frutta da bere. Ho preso lo yogurt. Mela, fragole, yogurt. No, lo cambio. Poi lo vai a cambiarlo, prendi la frutta anziché lo yogurt. Meno male che ho l'aiutante. Lei ovviamente impazzisce per ciò che non è suo, sia la borraccia. Quindi appena sarà possibile comprerò anche quella col suo nome.
perché ovviamente da quando vede il fratello che beve dalla borraccia la vuole anche lei, e è imparato in un nanosecondo a bere dalla cannuccia. Vabbè. Dunque, finiamo il video in cucina. Io sto preparando la cena. Oggi è uno di quei giorni in cui veramente zero tolleranza. Cioè, Eleonora qui che sta giocando e questo matto che sta qua, che ha fatto la doccia e ha già il pigiama. Io sto preparando minestrone, piselli e i bastoncini di pesce. E niente, chiudo qua il vlog perché poi si fa troppo tardi, tra bagnetto, pigiamino per lei, messa a nanna. Spero di chiudere tutto entro le 9:30, perché poi inizia alle 9:15, anzi, perché stasera c'è Harry Potter e i doni della morte. E a proposito di morte, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. E spero non sia stato una nuvola di caos questo video, però tant'è. Ciao, grazie.